Stefano Bolognini, giornalista, collaboro con diverse testate gay. Ho intervistato Tony Patrioli ben 10 anni fa, quando era il periodo in cui Tony era dimenticato. Molti nell'ambito gay, nell'ambito del giornalismo gay, non l'avevano dimenticato, perché Tony ha creato un immaginario. Dagli anni 70 e attraverso gli anni 80 ha diffuso tutta una serie di immagini di nudo maschile erotiche, con fortissime componenti erotiche, ma riuscendo a catturare l'ingenuità di ragazzotti eterosessuali che riusciva a fermare per strada, e come lui non c'è stato più nessuno dopo di lui. E Tony Patrioli è il grande erede di Glöden e Pluscio, di tutta una tradizione di nudo maschile che si è sviluppato in Italia, e l'ultimo di questa tradizione, dimenticato per 20 anni, è finalmente qui espresso in questa mostra. Io credo che Tony sia un fotografo, e questo che mi preme dire, che parla anche alle generazioni. Ho visto i suoi primi nudi intorno ai 18, 19, 20 anni, e pur non avendo una grande capacità artistica così, ne ho riconosciuto il fortissimo valore evocativo dal punto di vista dell'erotismo, perché parliamo proprio di questo. E credo che questa mostra dia finalmente merito a un grande fotografo italiano di 20 anni di lavoro, e spero che sia solo la prima di una serie di altri appuntamenti.